Buongiorno miei cari, siamo ancora con il professor Vena, l'esperto risponde argomento orticaria. C'era una domanda che ci è stata fatta da un'amica di Leverano, la nostra amica Nadia, che saluto davvero con grande affetto, così come tutti gli amici di Leverano, dell'Eccelsa. Sa che siamo molto seguiti in quelle zone lì, è una terra davvero, bellissima. Nel Salento, sì. Questo ci fa davvero molto 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 piacere. Allora, tornando alla domanda di Nadia, l'orticaria ha un nesso con il periodo premestruale? È una bella domanda, una giusta osservazione, e direi di sì. Il nesso è legato, intanto ci sono dei fattori ormonali che qualche volta possono anche condizionare un'orticaria. Però la donna nel periodo premestruale, diciamo, si carica, diciamo, è molto più idratata, diciamolo così, quindi c'ha una possibilità di infiammazione superiore. Questo non accade soltanto con l'orticaria, però attenzione, accade con tutte le malattie infiammatorie, può capitare con l'eczema delle mani, può capitare con altri sintomi tipo quelli articolari, per esempio, in cui i dolori aumentano. E non è una cosa strana, perché è chiaro che l'infiammazione è molto legata anche alla quantità di liquidi che noi abbiamo nell'organismo. In quel periodo la donna, prima proprio del flusso mestruale, si carica, diciamo, di tanti liquidi, per cui tutto ciò che potenzialmente potrebbe indurre edema, quindi il dolore articolare, liquidi all'interno delle articolazioni, liquidi a livello cutaneo con il ponfo, tanto per intenderci. Parlo di liquidi, però non è la classica bolla, ecco, il ponfo, e somiglia molto ad una bolla, ma è un edema più che una bolla. Può sicuramente peggiorare, quindi tutte le malattie infiammatorie in generale nel periodo premestruale peggiorano, ma poi sono dati statistici ben documentati. Si parla oggi tanto di gender, di malattie collegate al sesso e alla donna, e purtroppo, come in tante altre situazioni, un soggetto più a rischio, specie in quel periodo là. Questa invece è una domanda molto curiosa che ci arriva da un'amica di Barletta, Maria, che dice: svolgo un lavoro sedentario, sto seduta gran parte della giornata e mi si è sviluppata una irritazione praticamente sulle natiche. Sì. E dice: è stata diagnosticata un'orticaria da pressione. Sì. Attenzione di non confondere la pressione sanguigna, che è una cosa diversa, dalla pressione che il corpo esercita sulla cute. L'orticaria da pressione è una di quelle forme di orticaria inducibile o fisica, come vogliamo chiamarla, che più frequentemente si associa all'orticaria cronica. In alcune statistiche la vediamo addirittura nel 50% dei casi. In realtà, che cos'è l'orticaria da pressione? L'orticaria da pressione è una forma di orticaria in cui i ponfi hanno una conformazione molto particolare che riproduce lo stimolo pressorio sulla cute. Quindi, quando il paziente sta molto tempo seduto, la pressione può evocare la comparsa di un ponfo che riproduce la forma diciamo, certe volte della sedia, certe volte sì, dello sgabello, dipende. E questa forma di orticaria indica, tutto sommato, se vogliamo un po' semplificare le cose per i telespettatori, la possibilità di avere uno stato infiammatorio indotto da varie situazioni che conosciamo veramente in maniera non precisa, che possono essere tante. E quindi, quando c'è uno stato preinfiammatorio, lo stimolo, ecco, l'induzione induce, quindi orticaria inducibile, una orticaria da pressione. Noi chiamiamo anche orticaria ritardata, dolorosa da pressione. Caratteristicamente questa forma di orticaria è difficile diagnosticare, o diciamo non si riproduce facilmente lo stimolo, perché compare diverse ore, può comparire anche diverse ore dopo lo stimolo. Addirittura, per esempio, io posso star seduto la sera, tutta la sera, la mattina mi sveglio con i ponfi, oppure posso stare a dormire
su un fianco e mi si può sviluppare. Io mi sveglio la mattina, non è che vado ad associare alla pressione, perché poi alla fine lo stimolo è venuto molte ore prima. Chiaro. Ed è un'orticaria abbastanza profonda, tant'è vero che il sintomo non è tanto il prurito quanto più un bruciore, talvolta anche un dolore, perché è uno stimolo abbastanza profondo, un edema profondo. E sono quelle forme che ci danno grandi grattacapi, anche come non soltanto come diagnosi, perché non è facile, ripeto, diagnosticarla, ma anche come trattamento. Quindi la nostra amica cosa dovrà fare? Curarsi? E poi? E non cercare di evitare? Non è che è impossibile controllare queste situazioni. C'è una persona esperta che sappia guidarla nel trovare, intanto lei ha trovato lo stimolo, sì. E quindi non posso dire di non star seduta, ma poi bisognerebbe trovare anche qualche fattore endogeno che può giustificare la presenza di uno stato infiammatorio che potrebbe essere collegato a questa situazione. Non deve disperare, però i trattamenti ci sono, soltanto che con l'antistaminico qualche volta non ce la facciamo, si deve passare all'uso del cortisone in questi casi. Mamma mia. Sempre da Barletta, Francesca ci chiede, la signora Franca ci chiede se esistono dei farmaci che vanno a causare delle forme di orticaria. Sì, i farmaci sono tantissimi. I farmaci, tutti conosciamo l'aspirina per esempio, che in realtà bisogna ricordare, l'orticaria da aspirina esiste, e c'è anche l'angioedema da aspirina. L'aspirina può dare anche quei sintomi di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, in cui respiratorie. Sì, ci possono essere anche sintomi di questo tipo. E stranamente tutti associano l'orticaria, da, per esempio, da aspirina, da farmaci, a reazioni allergiche. In realtà i farmaci che danno una reale allergia sono pochi. Ci può stare, che so, la penicillina, ci possono stare alcune cefalosporine, sono pochi i farmaci che danno reazioni allergiche. La maggior parte dei farmaci danno reazioni pseudoallergiche. In questo caso il fenomeno è collegato un po' alla concentrazione del farmaco più che alla perché nelle forme allergiche bastano anche piccole quantità di sostanze per scatenare la reazione. Nelle forme pseudoallergiche ci vuole una concentrazione adeguata di farmaco per indurre una liberazione di stammine importante che può causare orticaria. Però anche queste forme pseudoallergiche non sono meno gravi, talvolta possono dare reazioni anche molto gravi, per cui non vanno sottovalutate. Altri farmaci, per esempio, esistono delle forme di orticaria o di angioedema collegate all'uso di ACE inibitori, che sono degli antipertensivi. Pochi collegano la possibilità di assumere un farmaco, dice, ma come, il farmaco lo prendo da sempre, non può essere questo farmaco. Queste forme sono difficili da diagnosticare perché non si manifestano con col classico edema della glottide, ma ci può essere una tossettina, una sintomo respiratorio molto lieve, che io curo con antibiotici, curo e non passa mai, e quindi qui sono cose molto tecniche, ci vogliono degli esperti. Però i farmaci, la lista dei farmaci che possono causare orticaria, specie quelle forme pseudoallergiche, è vastissima. Ma alla fine si può gestire questa orticaria? Ha delle connessioni pazzesche, più ne parliamo e più mi rendo conto di quanto effettivamente sia veramente al di là di quello che normalmente viene inteso. Si può gestire, soprattutto ci vuole molta esperienza, questo non lo nego, ma modesti a parte ci vogliono persone abbastanza esperte, perché ci sono i casi semplici che si risolvono da soli e che si diagnosticano quasi in maniera semplice, e questo riguarda la gran parte delle orticarie. Noi non nascondiamo che i pazienti spesso vengono da noi, ho avuto un'orticaria da, e noi gliela possiamo confermare. Ma ci sono alcuni casi di orticaria cronica o di orticaria, insomma, altre forme, che sono veramente difficili. Qui ci vogliono degli esperti, certo, anche dei team, che devono saper, come devo dire, devono imparare a conoscere bene il paziente,
perché è fondamentale l'anamnesi, quindi tutta la storia clinica, chiaro, del paziente, tutti i farmaci che vengono assunti e tutto ciò che può essere anche le malattie pregresse che i pazienti possono aver sviluppato, non soltanto a livello cutaneo ma anche a livello di tutto l'organismo, per poter poi guidare una ricerca diagnostica e anche poter anche controllare i sintomi. L'errore che si fa spesso nell'orticaria è che si parte, diciamo, battuti, dici io questa partita l'ho persa, quindi devo fare necessariamente il trattamento. E quindi cosa si fa? L'errore che si fa è che si fa un trattamento sintomatico nel tentativo di controllare i sintomi, cosa che spesso accade con gli antistaminici, per esempio, che sono farmaci estremamente utili nel controllo dei sintomi, senza poi andare veramente a capire che cos'è che il paziente può aver, diciamo, non soltanto nell'organismo ma nei fattori ambientali, come dicevo prima, situazioni complesse, e cercare di capire che cosa è accaduto. Io per esempio, quando devo fare un'anamnesi, mi regolo molto sui fattori, sull'episodio, l'ultimo episodio che è avvenuto, perché il paziente lo ricordo molto bene, e cerco di capire se c'è un fattore o se ci sono più fattori, perché quello che non è stato detto, diciamo, in questo colloquio informativo è che molte orticarie hanno, noi diciamo, un'eziologia multifattoriale, cioè ci sono fattori preparanti, esatto, o predisponenti, ci sono fattori scatenanti, ci sono circostanze che devono essere riprodotte per poter avere il sintomo. Da sole queste forme, per esempio, i singoli fattori da soli non fanno nulla. Nell'anafilassi da sforzo di cui si è parlato prima, il fattore scatenante è lo sforzo fisico. Io vado a fare una corsa e mi viene l'orticaria, o il sintomo respiratorio o altri sintomi, però il fattore causale è un alimento. Perciò questo fattore combinato, alimento, sforzo fisico, se non avviene contemporaneamente, cioè per esempio dopo mangiato vado a fare una corsa, può esserci lo sforzo, chiaro, fisico. Chiaro, motivo per cui dopo pranzo molti si riposano, è giustificatissimo, perché uno sforzo fisico, subito dopo aver mangiato, potrebbe creare problemi seri. No, nei soggetti chiaramente che hanno la malattia, chi non ce l'ha può fare tutto quello che vuole. Quindi ci sono altre situazioni in cui, per esempio, io prendo l'aspirina, non mi succede nulla, ma se prendo l'aspirina dopo aver ingerito parecchio alcol, per cui ho indotto una vasodilatazione, sì, ho fatto uno sforzo fisico, per esempio lì ballando, si rischia di collassare proprio, e veramente. Mi viene il mal di testa, sì, prendo il cachet e mi si scatena una reazione, sì, che in altri dice ma io la prendo normalmente l'aspirina, vabbè. Allora tutte queste cose se chi fa l'anamnesi o il paziente non le trasferisce al paziente, è difficile che si possa poi ricavare un fattore causale unico, chiaro, perché molto spesso ci sono più fattori che concorrono nell'indurre la malattia, e questo rende un po' complicato il quadro. Ora, questa è proprio carina, questa riguarda un po' le tradizioni popolari, c'è una domanda che fa Lina da Andria. È vero che gli impacchi di aceto e acqua fredda o tiepida riducono il prurito? Può succederla, il freddo da solo è in grado di ridurre il prurito. Chi ha prurito, che sia da orticario, che sia da altre cause, quando la pelle si raffredda, se ha una vasocostrizione, si riduce l'infiammazione cutanea, il prurito passa, ma il prurito proprio da solo può passare con il freddo. L'aceto, chiaramente aceto come, adesso non so se aceto come tale o diluito, l'aceto acqua fredda e aceto, non si capisce come l'aceto possa fare questo, però in alcuni casi può funzionare per mitigare i sintomi un pochettino, però sempre diluito opportunamente con l'acqua, perché l'aceto tale è alcolico, quindi potrebbe, molti mettono l'alcol sulla pelle, vero, cosa che noi non consigliamo come specialisti. Non consigliamo di mettere l'alcol puro sulla pelle, perché ha una forte azione disidratante, per cui l'aceto come tale può avere un'azione fortemente disidratante. Diluito con l'acqua, opportunamente diluito, può dare un aiuto, però soprattutto il freddo che aiuta in questi casi. E allora, professore, per concludere questo argomento, parliamo, qualche parola la spendiamo sulla prevenzione. A me sembra veramente
difficile parlare di prevenzione dopo aver ascoltato tanto e scoperto tanto sull'orticaria, però è possibile fare, avere, applicare una forma di prevenzione anche in questo senso? Allora, noi dobbiamo distinguere la prevenzione specifica che si fa nei soggetti in cui si è dimostrata una causa allergica, e quindi noi eliminiamo il fattore causale e si fa una vera prevenzione. Oppure possiamo conoscere il fattore scatenante, si elimina il fattore scatenante e io ho fatto una prevenzione adeguata. Ci sono però i casi in cui io non trovo né il fattore scatenante né il fattore eziologico, per cui come faccio la prevenzione? E questo è un problema molto serio, perché non avendo elementi da prevenire è difficile che si possa fare una prevenzione. Quello che si può fare è ridurre gli stimoli in generale, quelli alimentari, quelli ambientali e quelli farmacologici. In questo caso però questo tipo di prevenzione in genere fa parte di un percorso diagnostico che intende individuare i fattori scatenanti. Quindi io quando sono, diciamo, in un vicolo cieco, sono al buio, non so qual è il fattore scatenante, mi posso permettere in maniera aspecifica di ridurre gli stimoli farmacologici, quelli alimentari e quelli ambientali, ma anche quelli per esempio collegati ad indumenti che qualche volta possono anche irritare la pelle, e si può aiutare già in maniera molto bene il paziente. Però è chiaro che tutto questo va fatto sempre sotto la guida di una persona esperta, altrimenti rischio di eliminare, di diventare anemico non mangiando più niente senza aver risolto poi il problema. Quindi sempre, infatti, deve esserci sempre una guida medica possibilmente. Ci arrivavo, perché avrei voluto aggiungere che comunque in ogni caso è sempre meglio affidarsi ad un esperto, anche perché magari inizialmente potrebbe essere molto importante per individuare immediatamente o il prima possibile un'eventuale causa che potrebbe poi eventualmente ripresentarsi in vari stati e condizioni. Il buon senso dice: abbiamo un medico di famiglia, abbiamo un pediatra che ci segue i bambini, perché non rivolgersi in prima battuta a loro per un aiuto? Certo. È chiaro, perché loro sapranno indirizzare già nella parte più generica che è il problema. È chiaro che nei casi più complicati, dove si richiede molto tempo e molta pazienza e un expertise particolare, è chiaro che ci vuole l'esperto in questo caso, però non è che sono tutti i casi di orticaria. Io non devo andare dallo specialista al primo PONF, ci devo andare quando il problema non si risolve, perché fortunatamente in molti casi si risolvono, e quindi questo è il medico di base a tutti gli effetti, ha le competenze per poter dare consigli adeguati. Bene, allora io penso che su questo argomento abbiamo scoperto tanto, abbiamo imparato tanto, mai detto in vita mia che l'orticaria potesse apparire poi così vasta, poi come patologia, diciamo così, veramente incredibile. Naturalmente io resto sempre a vostra disposizione, ma ritengo che è un argomento che possa essere archiviato, questo della... Penso anch'io, dell'orticaria, e magari vedremo la prossima volta invece in quali meandri il professore ci guiderà mano a mano per capirne un po' di più. Grazie mille professore, davvero, per la disponibilità e per la sua competenza. Le auguro una buona giornata. Invece con voi la nostra mattinata continua subito dopo la pubblicità.